suoni nuovi, il suono della nuova musica. Conduce in studio Giomba. Michele, amici di Suoni Nuovi, ben ritrovati insieme. Io sono Giomba, questo è Suoni Nuovi, il suono della nuova musica, il format che vi porta nel meraviglioso mondo della musica emergente, che ci permetterà di scoprire tanti artisti, tanta nuova musica, ma soprattutto tante storie che davvero valgono la pena di essere raccontate. Anche perché, lo sapete, ed io ci credo fermamente, tra queste voci c'è sicuramente la voce di un futuro, sono certo, neanche troppo lontano. Vi ricordo, se volete partecipare al format, diventate follower del mio profilo Instagram, il Giombagram, e scrivetemi dalla posta privata, sia che siate un artista, una band, un ufficio stampa o addirittura un'etichetta discografica, scrivetemi per ottenere tutti i dettagli sulla partecipazione al programma. Vi ricordo che Suoni Nuovi vanno in onda anche su Radio in Diffusione dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19 e in replica sabato e domenica dalle 12 alle 13 su www.indiffusione.com. Salutiamo gli amici e tutta la community di Radio in Diffusione, e vi ricordo che in Diffusione è la prima community italiana dedicata alla musica nuova ed emergente, che offre agli artisti strumenti per creare, distribuire e promuovere la propria musica. Anche perché, lo sapete, ve l'ho detto tantissime volte e continuerò a dirvelo, in Diffusione è generatore di opportunità. E insomma, come dico sempre, diamo voce alle nuove voci. Suoni Nuovi. Benissimo, benissimo, cari amici, iniziamo subito la nostra puntata e lo facciamo sempre in maniera scoppiettante, perché arriva subito l'artista in diffusione della settimana. L'artista in diffusione della settimana. Bene, 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 l'artista in diffusione della settimana è in collegamento con noi addirittura dalla Grecia. Do il benvenuto a Mirto. Ciao Mirto, benvenuto a Suoni Nuovi. Ciao, ciao, grazie di avermi. Come state? Bene, bene. Insomma, come dire, come dicevamo, a microfoni spenti si potrebbe stare un pochino meglio, nel senso che c'è una situazione del caldo che è inaccettabile. Tra l'altro tu ti trovi in Grecia e anche lì la situazione, vedo dai telegiornali, che è tutt'altro che bella. Non bene, no, 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 assolutamente. Però facciamo come lo possiamo. Eh sì, infatti. C'è da aspettare. Certo, certo. Dimmi un po', tu come stai? Come stai vivendo questo periodo? Come vanno le cose? Allora, io sto super bene. Ho appena uscito, cioè non appena, però c'è un mese fa è uscito il singolo e quindi sto ancora facendo un sacco di promo e sto avendo, cioè sono molto molto contenta di tutte le cose che mi dicono, certo. Intorno, quindi molto bene, e poi questo mi spinge anche a migliorare, a scrivere più e migliorare, sì, certo. Ovviamente io vi ricordo che la nostra amica Mirto è l'artista in diffusione della settimana, in quanto la nostra meravigliosa community di In Diffusione, che saluto caramente perché so che mi vuole molto bene, quindi saluto tutti i ragazzi della community, saluto in particolare Adile e Francesco, hanno appunto eletto Mirto come l'artista in diffusione, che quindi appunto di diritto diventa ospite del nostro format, della nostra trasmissione, e con Mirto parleremo inizialmente un po' di lei, insomma ci faremo raccontare un po' della sua musica, ma parleremo anche proprio del suo singolo che è Festa, ma ne parliamo a breve e ricominciamo proprio dall'inizio, ricominciamo proprio dalla tua carriera. Leggevo dalle tue note biografiche che sei nata da genitori greci a Parigi. Mi piace molto questa commistione, no? Questo melting pot mi piace particolarmente. Cosa ricordi della tua infanzia? Com'è stata la tua infanzia? Hai già subito avuto i primi rapporti con la musica? Hai cominciato fin da subito? Raccontaci un po'. Sì, allora io sono nata a Parigi, però poi sono tornata un po' in Grecia, ma solo per un po', e poi ai 6 anni sono ritornata a Parigi, quindi praticamente sono cresciuta lì. Mm-hmm. E da quando sono ritornata a Parigi ho cominciato, insomma ero nel conservatorio per suonare il pianoforte. Mm-hmm.
però questa cosa non è andata benissimo perché non mi sentivo conto che bisognava comunque imparare a leggere le partiture, no? Certo, logico. Perché lo facevo all'orecchio. Esatto. Quindi al secondo o terzo anno non mi ricordo più, ma mi hanno un po' buttata via o non mi ricordo esattamente, però non potevo più seguire perché non riuscivo a leggere, no? Mm-hmm. Quindi piano forte un po' l'ho lasciato e poi ai 12 anni ho imparato da sola perché comunque il pianoforte c'era a casa, mm-hmm. nessuno l'ha toccato. Certo. E quindi ho iniziato un po' a suonare le canzoni che mi piacevano con l'orecchio. Ho avuto un amico della famiglia che era pianista, professionista e professionale, quindi mi ha un po' insegnato le basi, diciamo, del pianoforte e da lì ho potuto io cominciare a suonare quello che volevo con un po' più di tecnica. E dopo ho iniziato anche a suonare la chitarra e poi il basso. Poi in questi anni che siamo adolescenti vogliamo provare di tutto e poi a 15 anni ho anche iniziato a scrivere canzoni in un inglese molto 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 cringe se ricordo bene ma questa cosa mi ha sempre seguita comunque con devo dire che con la scrittura delle canzoni io ho un po' scoperto il mio obiettivo di vita, nel senso che era lì che ero più a mio agio, mm-hmm. e sentivo proprio questa, cioè, mi spingeva a scrivere le canzoni. E quindi quando ho imparato in spagnolo, perché in scuola dovevamo anche imparare lo spagnolo, penso che in Italia anche, cioè comunque una seconda lingua, mm-hmm. a parte l'inglese, ho iniziato a imparare lo spagnolo anche ascoltando molta musica spagnola, quindi un po' ho iniziato a scrivere anche in spagnolo e poi con l'italiano è stata una storia d'amore, diciamo. E nel senso che ho scoperto la musica italiana in quell'epoca, nel 2016, in quell'epoca meravigliosa di tutti quegli album di Calcutta, i Cani, eccetera. E ascoltando questa musica che i miei amici italiani all'università mi avevano fatto ascoltare, e ho iniziato dopo un po' a scrivere anche in italiano. E poi non ho mai smesso a scrivere in italiano. Oh, che bello! E poi ho iniziato anche a produrre musica con Ableton, che è il programma che uso per scrivere sul computer. Uh-huh. E niente, adesso sto cercando di perché ho tante canzoni, no, che ho scritto in tutti questi anni. Chiaro. E quindi oggi che ho un po' lavoro anche in questo ambito a Parigi, mm-hmm. e cerco di un po' di fare tutto mix everything, sì. per poter finalmente produrre le mie canzoni, perché prima erano tutte voce chitarra e adesso sto trovando il mio stile anche a livello di produzione musicale. Chiaro. Quindi adesso faccio tutto, diciamo. Oh, che bello, che bello. Dalle tue note leggevo che ti sei laureata nel 2019, proprio come dicevi tu, con una doppia laurea filosofia e spagnolo, cioè qui non si scherza, cose importanti. Però un po' come tutto il resto del mondo, d'altronde, il 2019, insomma, quel periodo, i mesi a seguire, sono stati mesi molto particolari per tutti noi, per la pandemia, per lo stop, per il blocco che c'è stato. Infatti tu lavoravi a Londra in marketing e traduzione proprio per alcune aziende,
Ma il Covid probabilmente, quindi il lockdown, è stato un punto di svolta per la tua musica, proprio perché ti ha dato la spinta di seguire questa direzione. Come è successo? Nel senso, come hai affrontato quel periodo? Al 100% probabilmente, se non ci fosse stato il Covid, non penso che avrei avuto il coraggio di comunque inseguire il sogno di fare musica. Certo. E ti dico, nel 2019 mi sono laureata e ho iniziato a lavorare direttamente, e mi sono resa conto che non mi piaceva per niente. Andare in ufficio, eccetera, eccetera, e sentivo che c'era qualcosa di sbagliato e che qualcosa doveva cambiare, e lì ho capito che a causa del mio lavoro non potevo suonare tanto, non avevo più creatività, e quindi quando il mondo è un po' andato così e con tutto il lockdown e tutte queste cose, per me era un po' un po' mi ha salvata, perché anche se era proprio brutto come periodo, ho preso un anno, sono tornata dai miei a Parigi, perché ero a Londra, e lì ho deciso che allora basta per un po', iniziando qualche mese, massimo un anno, per vedere quello che voglio fare, e da lì ho iniziato a imparare a produrre sul computer. Quindi facevo work ogni giorno per 8 ore, quindi è diventato molto facile per me di produrre, diciamo, in un breve spazio di tempo. Quindi poi mi sono detta, ok, sono abbastanza brava con questo, magari potrei seguire in questo ritmo e uscire le mie canzoni e proprio fare una riconversione nella musica, perché tanto non importa più niente, era un po' il mio pensiero dell'epoca, quindi certo. Anche se è stato molto difficile, il più difficile è stato accettare che adesso cambio di percorso totalmente, e lascio magari una carriera, degli studi di cui ero abbastanza fiera, e si riparte da capo, diciamo. Certo, certo. Incominciamo. Quindi è stato super difficile, ma adesso finalmente sto vedendo tutti, diciamo, i risultati, i frutti del lavoro. Sono molto contenta di non avermi lasciato. Certo, frutti che peraltro sono anche molto importanti, perché è stata, suppongo, un'emozione grandissima. Hai aperto il concerto di Diodato a Parigi il 20 maggio, quindi insomma non è davvero un'esperienza molto importante. Che ricordi hai di quel momento? Raccontami un po' come hai affrontato questa emozione. È stato bellissimo, perché io ho fatto dei piccoli concerti a Londra, tipo degli open mic, quando ero in università, e magari in qualche festa suonavo e cantavo con una mia amica che è anche molto brava a cantare, che tra l'altro è italiana, ed avevo un grande, come si dice, cioè, se parlo così bene in italiano è anche grazie a lei. Certo. E niente, il concerto di Diodato, quindi non avevo mai fatto un concerto davanti a 600 persone, quindi ero super nervosa, penso che avevo detto a tutti che non era il mio primo concerto, e mai lo era, e quindi niente, appena sono salita sul palco mi sono... Anche se ero nervosa prima, mi sono rilassata, il pubblico era super carino, il pubblico di cui mi è dato, molto molto accogliente, e molto anche paziente, diciamo. Quindi ti ha fatto sentire a casa. Perché non sapevo, perché eravamo a Parigi, però io ero al concerto di Diodato, quindi la maggior parte delle persone lì erano italiane. Però c'erano anche magari dei francesi che amavano la musica italiana, non so, e quindi non sapevo in che lingua parlare.
Certo. E alla fine ho parlato, penso, tutto il tempo in italiano. I miei amici non avevano capito niente. Però è stato benissimo, molto, è stato tipo una conferma di quello che voglio fare, nel senso che un po' lì c'era arrivato, no? Tipo, si ha confermato la mia voglia di fare concerti più possibili, perché è stata un'esperienza molto, molto bella. E niente, la squadra di Liorato mi hanno fatto sentire a casa, e questo, sono super contenta. E quindi adesso sto cercando di fare molti più concerti, anche in Italia vorrei scendere, e niente. E noi insomma ti aspettiamo davvero a braccia aperte, perché la tua grande arte, insomma, sicuramente sono certo ti porterà lontano, ma lo meriti assolutamente, nella maniera più assoluta. E così finalmente parliamo di questo tuo nuovo lavoro, che è Festa. Prima di parlare di Festa, facciamo un attimo un passo indietro. Tu avevi già pubblicato un tuo primo singolo in italiano a marzo scorso, che era A quest'ora. Di cosa raccontava A quest'ora? Raccontaci un po' di questo primo tuo lavoro. Allora, A quest'ora l'ho pubblicato, sì, a marzo. In realtà l'avevo già pubblicato a settembre, però per colpa di una cosa di Spotify ho dovuto ricaricarlo, diciamo. Sì, 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 sì. E quindi ufficialmente uscito a marzo, e non avevo tanto, l'ho uscito un po' così, non è che ho fatto una grande promo, soltanto per spingermi a comunque iniziare a far ascoltare il mio lavoro. Certo. E A quest'ora è una canzone, cioè penso che sia la mia preferita, perché l'ho scritto tipo in 2 minuti in lockdown, però quando l'ascolti, soprattutto se ascolti la versione acustica che uscirà tra poco, è molto, cioè, molto gioiosa, tipo parla di, insomma, mi sono ispirata di una storia di, diciamo, di amicizia che è un po' tipo, un po' esplorata di più, diciamo, questa amicizia. Ecco. Però in modo molto leggero, molto, cioè, non è che volevo illustrare con questa canzone tipo un po' l'innocenza di quando sei giovane e vuoi magari fare degli errori con delle persone o con tante altre cose, però non è che ti importa molto, cioè, perché in questo momento sembra giusto di farlo, e quindi lo fai, non ti fai problemi. E niente, questa canzone l'ho scritta non so perché, cioè ero da sola a casa mia nel lockdown, e ho preso la chitarra e è venuta così, cioè l'ho scritta veramente dall'inizio alla fine senza fermarmi. Mm-hmm. E questa canzone mi ha aiutato tanto, perché quando l'ho scritto mi sono detta questa canzone è bellissima, cioè, non voglio cantarmi, però un po' sì, cioè io trovavo che era una canzone bellissima, e quindi volevo farla ascoltare a tutti, quindi mi immaginavo io che cantavo davanti a tutti quanti, magari in concerto, eccetera, eccetera, e questa cosa mi ha aiutata a comunque andare avanti in questo periodo del lockdown. Certo. E quindi una versione acustica verrà, cioè, penso che è molto... La versione acustica è diversa, è molto più, non so, ha un'altra vibe, mm-hmm, ovviamente, però penso che sia importante che io la pubblichi anche questa versione acustica, quindi entro quest'estate sarà anche in Spotify. Assolutamente. E poi finalmente c'è questo tuo singolo, parliamo di questo tuo singolo uscito a giugno, che è Festa.
leggo dalle tue note è che con questa canzone vuoi illustrare il sentimento di libertà che puoi provare alla fine di una relazione in cui ti rendi conto che non era per niente la persona giusta, comunque una buona relazione per te. Ovviamente sei triste, ma vedi tutti i lati positivi di essere finalmente solo o sola. Quindi è una vibe dolce e amara. Ovviamente io non posso non domandarti se c'è qualcosa di autobiografico in questa canzone. Ma certo che c'è. Tutte le mie canzoni sono super autobiografiche. Quindi sì, certo c'è molta ispirazione da una storia andata non bene, però molto sì, ovviamente mi sono, cioè era un istante in cui mi sono resa conto che anche se era durissimo, ovviamente per qualsiasi, qualunque, per terminare una relazione, comunque vedi che non eri, magari non eri te stessa o te stesso questa relazione, cioè ti sei privato di tante cose, non hai fatto vedere magari tanti altri lati di te, e perché questa persona non era giusta. Certo. E quindi sì, ovviamente è molto autobiografica. E l'ho scritta a Londra e per questo il video clip l'ho anche girato lì. Certo, che bello. Effettivamente ci sono delle volte in cui ti rendi conto che una relazione, un rapporto è giunto ad un livello di saturazione. A parte che non può darti più di tanto, cioè non può più darti altro. Probabilmente tu stesso, tu stessa ti rendi conto che ad un certo momento anche tu sei giunta fondamentalmente ad un limite, nel senso che più di così non si può fare. Quindi andare per la propria strada non è solo utile, ma talvolta diventa anche salvifico. Parlo a questo punto, tu hai fatto, hai parlato a cuore aperto, hai fatto insomma una confessione, insomma lo faccio anch'io chiaramente, parlo logicamente per esperienza, perché tutti noi abbiamo provato delle esperienze, abbiamo vissuto delle esperienze simili. Quindi ad un certo momento, certe volte cambiare strada addirittura ci porta a qualcosa di meglio che non è stato ciò che abbiamo vissuto fino a quel preciso istante, verosimilmente. Quindi talvolta diventa anche necessario, ecco, assolutamente, non fosse altro che per migliorare noi stessi alla fine. Sì, io penso che sia sempre utile una rottura, nel senso che non lo vedo mai come devastante al punto in cui fanno un po' più pensi che sia la fine del mondo, eccetera eccetera, ma io non lo vedo mai così. C'è sempre un sentimento di leggerezza, penso, dopo una rottura, perché è un po', sì, è tutto un gran peso comunque, anche se era un bel peso che sparisce. Quindi sempre, sì, bisogna sempre vederlo con, anche se è super difficile, ovviamente. Certo. Bisogna sempre vederlo con leggerezza, ecco. E questa canzone è molto, cioè, è la volevo leggere, penso, non lo so se tu hai sentito quella ascoltandola. Certo. Però penso che sia leggera, c'è questo feeling di leggerezza. Certo. Non è sicuramente facile abbandonare qualcosa in cui si è creduto davvero e che si sperava andare diversamente, anche perché alla fine almeno uno dei due ci ha messo il cuore, non dico tutti e due, ma almeno uno dei due. Però ad un certo punto diventa necessario, quindi è la sola cosa da fare. Quindi io davvero ti voglio ringraziare, siamo quasi giunti alla fine della nostra intervista, mi piace il tuo racconto, tra l'altro sono contento del fatto che stiamo facendo un'intervista davvero a tanti chilometri di distanza, ripetiamo, tu ti trovi in Grecia in questo momento. Prima di concludere, volevo che tu ci ricordassi dove ti possiamo ascoltare. Allora, potete trovare su Spotify Mirto con la Y. Normalmente arrivo la prima, perché penso che ci siano qualche altro Mirto, ma non tante. Perché ho anche uscito due singoli.
Metto con su Spotify e su Instagram messo da bere tutto attaccato con l'Epsilon. E anche su YouTube messo, cioè, c'è il video di testa, quindi potete trovarlo scrivendo messo testa, che è il video di cui sono super contenta anche, che abbiamo girato a Londra con degli amici. E niente, guarda. E anche su Apple, cioè Deezer, Apple Music e Spotify. Perfetto, perfetto. Io davvero ti ringrazio tanto. Ovviamente torna quando vuoi, per teleportare il programma sono sempre aperta. Grazie, sono super grato di questo intervento. Grazie. E niente, ti auguro una buona estate con bella musica. Spero che ci parleremo. Certo, io davvero ti ringrazio tanto. Con l'occasione ringrazio anche la community di Indiffusione. Vi ricordo www.indiffusione.com e vi ricordo sempre che Indiffusione è generatore di opportunità. Ve lo ripeto e ve lo ricordo sempre. E già che ci siamo, ancora una volta vi ricordo Mirto con Festa. Suoni nuovi. Benissimo, benissimo cari amici, continuiamo la nostra puntata e lo facciamo con il nostro ospite che è già in collegamento con noi. Do il benvenuto a Marco Massa. Ciao Marco, benvenuto a Suoni Nuovi. Ciao, ciao, ciao a tutti, grazie di avermi ospitato. Grazie a te, è un onore e un piacere averti qui in trasmissione. E con il buon Marco parleremo del nuovo EP A Voi, che siete buoni, ma insomma, sì. Diciamo, ci arriveremo con molta calma e tranquillità, insomma, come nel tipico stile del nostro format, della nostra trasmissione. Però prima di parlare di A Voi che siete buoni, riavvolgiamo il nastro. Caro Marco, mi piacerebbe ricominciare dagli inizi, dagli esordi. Come ti avvicini al mondo della musica? Come è nato questo tuo amore per il mondo della musica? Allora, io mi avvicino molto presto, perché la mia si è sempre respirata la musica. Si è sempre fatta la musica, perché mia madre negli anni 50 cantava, era una cantante pazzo bravissima, la musica proprio in famiglia si è sempre respirata. I miei fratelli più grandi di me hanno sempre cantato, hanno sempre suonato la chitarra, quindi poi sono arrivato io, ultimo dei figli, nel 1963, e poi negli anni già da ragazzino ho cominciato ad ascoltare la musica. Secondo me di un certo livello, perché allora girava molto la West Coast, Rodney Tim, Nash Young, Johnny Mitchell, Bob Dylan, tutti i grandi cantautori americani, e cominciai a innamorarmi così delle canzoni, dei testi, della musica molto particolare, quella di Crosby, Stills e Nash Young, e ho cominciato a imparare a cantare. Poi devo dire, mia madre quando ero piccolino mi insegnava a cantare, quindi nella nostra vita la musica era di casa, capisci? Quindi io ho cominciato ad avvicinarmi in questa maniera. E poi chiaramente c'è stato tutto un'escalation, ho cominciato a conoscere personaggi della musica importanti come Renato Sellani, mi sono avvicinato al jazz, non facendo praticamente jazz, l'ho cantato il jazz moltissimo. Ma ho imparato molto da quest'uomo che è stato uno dei più grandi pianisti italiani, è morto ultimamente 5 anni fa ormai, ma è stato un po' il mio padrino musicale. Con lui ho imparato la vita della musica, ho imparato i segreti. Poi ho incontrato Tullio L'Episcopo, con lui ho lavorato parecchio, abbiamo fatto anche un disco insieme, lui ha suonato e cantato un brano mio che si chiama Bossa Nova Controvento. Io avevo solo 18 anni, quindi per me era fonte di grande orgoglio, era veramente per me una grande cosa. Certo. E poi ho cominciato a comporre canzoni, a formare gruppi, ma nel frattempo facevo anche un altro tipo di lavoro, vendevo cravatte in giro per il mondo. Beh. Quindi non riuscivo mai a fare il musicista
24 ore su 24, fino a che arrivò quel giorno, 38 anni, 39 anni, che decisi di abbandonare totalmente il mio lavoro e di dedicarmi, tra l'altro con un figlio in arrivo, di dedicarmi totalmente alla musica. E questo mi ha premiato perché mi ha fatto concentrare, su quello che realmente volevo, la vita, e ho cominciato una strada che tuttora continua, insomma, certo. Non ho più smesso da allora, no? Adesso ho l'età di 60 anni, appena compiuti, 5 marzo, quindi è parecchi anni che faccio questo mestiere, ho vinto diversi premi, ho vinto 5 premi importanti, quindi insomma faccio i miei dischi, non aspiro a cose incredibili, non mi interessa, l'importante è che sono un ricercatore, ecco, sono uno che esplora, mi piace tantissimo divagare nella musica, non amo il mondo commerciale, non mi interessa niente, quindi faccio quello che mi piace, devo dire. Ecco. Insomma, ed è una scelta importante che premia, perché appunto quando fai un lavoro che ti piace, insomma, lavori la metà fondamentalmente, quindi... Bravo! Sì, assolutamente. Sono d'accordo. No, beh, ma al netto di questo, insomma, ti parlo anche proprio da cantautore, ancora prima che da speaker, posso dirti che parlo per la mia personale esperienza, nei miei 30 e rotti anni in musica, posso dirti davvero, posso dirti davvero che non ho mai sentito la fatica anche dopo ore e ore e ore di intenso studio e di intensa attività, quindi ti capisco molto molto bene. Tra l'altro c'è proprio quella sensazione adrenalinica, no? È vero. Più suoni, più crei e più ne vuoi. Quando non succede non stai neanche troppo bene, perché quando non succede aspetti quel momento magico, no? Esatto. Anzi, ti dico di più, ma sarà una cosa un po' cattivella, ma la voglio dire. Ci sono, diciamo, artisti che non sentono questa sensazione, ma si incaponiscono. Io mi farei due domande se non senti questa sensazione, perché non ti è scattata la scintilla. Cioè, allora perseveri, insomma, bisognerebbe farsi un attimino un esamino di coscienza e capire se quella è la strada giusta. Nel tuo lunghissimo cammino, parliamo sempre dei tuoi virgolette, tra molte virgolette esordi, ma tra molte virgolette, insomma, nel 1997 hai pubblicato Come un Tuareg, che poi, insomma, c'è stata la vittoria al premio Città di Recanati, che ora è il Musicultura, praticamente. Che ricordi hai? Di quel primo lavoro, riavvolgiamo il nastro dei ricordi. Cosa ti ricordi? Che emozioni ti portò col senno di poi e dell'esperienza di adesso anche? Certo, ma guarda, quello è stato uno dei momenti più belli in assoluto della mia vita, intanto perché è stata un'autoproduzione, io ho creduto moltissimo in questo disco. Ho voluto fare una cosa un po' azzardata, perché già nel 97 feci degli arrangiamenti insieme a Stefano Dall'Ora, il grande contrabbassista, ma anche musicista di musica classica, jazzista importante, e facciamo questi arrangiamenti, devo dire lui moltissimo, perché lui era una grande testa da questo punto di vista, degli arrangiamenti con un quartetto d'archi. E quindi il disco è composto da un quartetto d'archi, un contrabbasso e una chitarra classica. E la mia voce. E le mie quattro canzoni. Era un EP degli anni 90. Erano quattro brani. Come un Tuareg è stata un'avventura pazzesca. Ho provato a partecipare al premio Recanati, ma veramente per gioco. Ho detto, vabbè, mi iscrivo, vediamo. E l'ho vinto. Per me è stata una roba pazzesca. È stato quel momento. Sicuramente è stato anche un buon segnale, per dire, insomma, il viatico, un buon viatico. Per continuare, certo. Assolutamente. Per continuare, mi ha dato molta forza. Ho cominciato a pensare che, insomma, ecco, questa potrebbe essere davvero una strada che posso intraprendere, no? Certo. Che voglio dire, con un brano vincere un premio di quella
di quella portata come il premio Musicultura Recanati, insomma, per me era stato per la vittoria. Chiaro. Per quello, insomma, sono nate poi tante cose, ho continuato ad andare in giro a suonare, ho fatto un disco con la Sony in quel periodo, ma insomma, qualcosa è successo, meglio non è successo. Quindi, sì. E poi sono successe tante altre cose, anche diversi altri premi, per fortuna come il premio Sergio Endrigo, come no. Un altro premio fantastico. Come no, assolutamente. Insomma. Insomma, dici tu si è fatta qualcosa, ben più di qualcosa si è fatta, insomma. Sì, assolutamente, assolutamente. Mentre tu raccontavi, ovviamente da buon musicista, non ho potuto non notare quanta influenza abbia il jazz nella tua, nel tuo cammino musicale, nel tuo percorso. Ovviamente, certo, è molto chiaro, è palese, evidente la presenza di questo meraviglioso flow jazzistico, ma vorrei farti una domanda, perché questo amore per il jazz? Forse perché, diciamo, ti rappresenta maggiormente, musicalmente? Raccontaci un po'. Ma non so se mi rappresenta. Allora, il jazz mi ha affascinato dal primo momento che ho cominciato ad ascoltarlo. Proprio ringrazio il maestro Fellani proprio perché è successo questo, è successo che mio fratello Michele, molto più grande di me, mi portò una sera ad ascoltare questo splendido maestro, questo pianista, e io lì mi innamorai della sua musica, mi innamorai di come suonava, cominciai a capire che l'armonia stava lì, era una roba meravigliosa. Cioè, i cambiamenti armonici del jazz mi hanno catturato totalmente. E lì che ho cominciato a capire, ma questa, io non conoscevo cose di questo genere, no? Non avevo mai poi ascoltato veramente, anche perché nacco nei periodi del cantautorativo, cantautorato e West Coast, quindi da Bob Dylan, come ti dicevo, alla West Coast di Crosby, Stills, Nash & Young. Quindi il jazz, poi ho capito che anche Crosby, Stills, Nash & Young sono stati influenzati dal mondo del jazz, però questo andando avanti ho cominciato a capire, ma è da lì che poi è cominciata la mia ricerca sul jazz totale, e mi innamorai di Chet Baker. Chet Baker per me è stato tanta roba. Per me è il numero uno, no? Tanta roba, proprio perché non tanto, a parte la sua tromba fantastica, lui cantava nella stessa maniera, c'era lo stesso soffio, era una roba pazzesca. Io lì ho cominciato a cantare le canzoni che cantava Chet Baker, che poi erano standard, tutto in più, c'era da My Funny Valentine, You Go To My Head, grandi brani, ballad favolose, cui io veramente mi venivano i brividi quando cantavo, e ho cominciato a imparare questo mondo, no? Fino al punto di riuscire a cantare con cantanti come Tiziano Aguiglioni, a suonare con Massimo Morricone al contrabbasso, con Tullio De Piscopo alla batteria, con grandi jazzisti come i miei fratelli Brioschi. Cioè, ho cominciato a andare verso quel mondo perché per me era, devo dire la verità, era molto naturale. Certo, oltre allo studio, perché poi ho preso anche un diploma alla Civica con Franco Cerri, che è stato il mio maestro di Il mitico, l'indimenticabile, assolutamente. Quindi ho anche studiato, devo dire, ma però è stata più una cosa naturale, capito? Non so come spiegarti, credo che tu lo capisca molto bene. Assolutamente. Però il jazz è un po' nelle mie corde, è stato nelle mie corde, mi ha aiutato anche a intraprendere anche nuovi percorsi, al di là del jazz. Anche perché jazz, ma al di là del jazz. Assolutamente, anche perché tu da buon musicista come me, come tantissimi ascoltatori che appunto ascoltano, scusando il gioco di parole, la trasmissione, sai bene che il jazz poi ti apre porte musicali, armoniche, di fantasia e di composizione importantissime. È l'armonia che ti porta ovunque a livello musicale, ti fa farti passionare veramente. Non ti apre grandi porte a livello di lavoro, però esatto. Ti apre delle porte a livello compositivo, insomma, poi anche il suo perché. Fondamentale.
fondamentale. Ci capiamo molto bene. Assolutamente sì, assolutamente sì. È il linguaggio universale della musica, insomma, che è un po' appannaggio di noi musicisti. Sì. E non solo. E non solo. E così, caro Marco, atterriamo finalmente a questo nuovo lavoro, A voi che siete buoni, un titolo, devo dire, decisamente evocativo. È un lavoro, insomma, cito testualmente le tue note, che racconta attraverso i tre brani che lo compongono le tue esperienze di vita, insomma, ripercorrendo i momenti più significativi in un sentiero introspettivo ed enfatizzato, il lato fragile ed intriso di emotività che sta dietro a ogni nostro comportamento. Bello. Devo dire, io, assolutamente. Parlami un po' di A voi che siete buoni, nel senso, perché è nato e cosa volevi comunicare, cosa volevi raccontare, al di là, ok, dell'aspetto della tua vita, eccetera, eccetera. Dunque, c'è sicuramente di più. Sì, ma allora, i tre brani di questo EP, sono, come tu hai capito, un filo conduttore. Assolutamente, no? Un filo rouge. È un filo rouge, una sorta di percorso dell'essere umano, no? Attraverso vari stati d'animo. Uno è la fragilità della canzone a voi che siete buoni. La fragilità intendo dire perché noi siamo tutti fragili e a volte le persone più fragili si nascondono ai tempi nostri, cioè nella realtà di adesso, nella nostra società, dove tutti vogliono apparire come chissà che cosa, chissà perché. Le persone buone si chiudono, i poeti si chiudono e spesso anche finiscono anche male, perché molti prendono anche strade con la droga, l'alcolismo e tante cose. Io parlo proprio di questo, parlo di una storia di un mio amico che ha preso una brutta china per un certo periodo della sua vita, però alla fine una lettera che è un brano lettera, nel senso che io gli dedico con tutto il cuore e cercando di portare in auge la sua sensibilità e la sua bontà, e di questa bontà fanno parte tantissime persone che però fanno fatica a venire fuori, capisci? Questo è un po' il senso di A voi che siete buoni. Non so se mi sono spiegato. Assolutamente, ecco, no? Sì, assolutamente sì. Anzi, chi è buono, appunto, ha una maggiore empatia verso questo brano perché sa quanta sofferenza abbiano le persone buone. Però vedi, tutto questo viene, scusa se ti ho interrotto, ma tutto questo viene scambiato per debolezza. Bravissimo, bravo. Capì? Vero, cioè viene scambiato per debolezza, ma non è debolezza. Assolutamente. È veramente l'identità di se stesso, per se stessi. E quindi poi fai fatica. Si fa fatica, no? Allora io ai giovani cerco, adesso non che io voglio fare il guru di qualcosa, di qualcuno, non ne frega niente, però Calma, esempio, il secondo brano, Calma proprio parla di questo, è un'esortazione al mondo giovanile, cerco di fargli capire che ci vuole la calma necessaria per ritrovare se stessi, capito? Per la consapevolezza di quello che sei realmente, senza buttarsi per forza nella mischia a tutti i costi, no. C'è tempo al tempo, ci sono periodi che è il tempo della riflessione, il tempo di guardarsi dentro, e poi c'è anche il periodo del boxeador, quello al terzo brano, no? Quindi la conquista, l'equilibrio, la consapevolezza. Questo è un po', questo EP è bello perché racchiude un po' tutti questi stati d'animo, ma è come un percorso che un giovane, una persona, non so, forse dovrebbe farlo, capito? Sono percorsi che vanno fatti, capisci? Quindi io ho solo questo modo di esprimere, che è la canzone, provato a metterlo in musica. Insomma, devo dire... È una metafora della vita, questi brani sono metafora della vita. Chiaro. Un viaggio introspettivo molto importante che poi funge quasi da libretto di istruzioni per la vita di ognuno di noi e per ogni sua sfaccettatura. A me sono servite le canzoni un tempo, questo che io voglio dire. A me sono servite tantissimo ascoltare i testi, non so, di...
di Guccini, o sui testi di Pino Daniele, ah, i testi di Fabio Concato, i testi di Lucio Dalla, a me sono aiutato, perché quello che devo dire, quando dicono la canzone non cambia il mondo, non lo cambia, però qualcosa fa, cioè dentro di te qualcosa arriva, e questa è una cosa stupenda, come quando tu leggi un libro, ci sono delle frasi che vanno focalizzate, no? Vanno focalizzate e che rimangono per tutta la vita queste frasi qua. Leggi Tolstoi, è una roba meravigliosa, leggi Anna Karenina, già come parte è una cosa meravigliosa, leggi Dostoevsky, leggi i russi, è una meraviglia. Cioè, tutto questo ti rimane dentro di sé e ti fa diventare delle spalle e che ti aiutano, delle spalle grosse che ti aiutano poi ad avanzare nella vita. E questa è anche la musica, è così, le canzoni sono così. Certo. Scusa, mi sono lasciato un po' andare. No, anzi, a me piace, io lo dico e lo ripeterò sempre, è bello e sono felice quando ho ospiti come te che hanno un grande bagaglio di esperienze e davvero delle storie da raccontare, perché poi vedi, al di là della musica e del musicista, c'è la propria storia, c'è il proprio vissuto, che è importantissimo. Ecco, bravo. Ma vedi, ecco, questo qua è il motivo perché ho cercato di fare un EP di questo genere, perché noi viviamo nel mondo dell'egocentrismo, no? Che dilaga su tutti i nostri social, no? Mettono in piazza proprio l'indicibile e oltre, no? Cioè, paradossalmente è come se l'uomo volesse sempre, è una forma di protesta, no? Cioè dire io conto, ci sono, anch'io dico la mia, ma i contenuti poi alla fine sono poveri. Per non dire squallidi, no? Sono imbarazzanti, no? Perché sai perché? Perché la maggior parte di persone che vivono questi, fanno i reels, queste cose qua, su TikTok, hanno poco da dire. Invece è bello raccontare le storie, è bello, però devi vivere la vita per raccontare le storie, perché se la vivi solo dentro un iPhone diventa un disastro. Al di là di questo, come dicevi giustamente tu, siamo nell'epoca dell'apparire, tante meravigliose scatole dorate che dentro sono vuote come otri, quindi dico... Esatto, bravo, è questo. Tante scatole dorate sono vuote come otri, e quindi che non servono a niente. Bravo. Cioè, viviamo nel periodo del nulla, no? Assolutamente. Del nulla, e lo portiamo avanti come se fosse chissà che cosa, come se fosse la cosa più bella del mondo, no? Certo. Ma invece no, alla fine ti accorgi che non c'è niente. Allora cosa fai? Ti viene poi alla fine la depressione, ti viene la tristezza, i ragazzi cominciano a procurarsi veramente la droga. La droga sta aumentando a dismisura, io non voglio fare quello, però è vero, certo. Capito? Perché non ci sono i contenuti, quando non ci sono i contenuti ci si aggrappa a qualcosa. Certo. Allora è per questo che è fondamentale cercare di anche un mutuo appoggio tra noi, se vuoi artista, tra virgolette, artisti, tutto quello che vuoi, ma un mutuo appoggio, raccontiamoci la vita, raccontiamoci quello che abbiamo vissuto, quello che vorremmo vivere, quello che immaginiamo. Ma sì, non quello che dobbiamo, non ciò che dobbiamo apparire, perché quello è squallido. Assolutamente sì, okay? E soprattutto è fine a se stesso, assolutamente. Caro Marco. Assolutamente. Grazie. Io davvero, davvero ti voglio ringraziare, perché grazie a te. Davvero è bello quando qualcuno ha davvero una storia da raccontare, e questa cosa veramente ci arricchisce e non poco. Però prima di salutarci, grazie, caro Marco, grazie, volevo chiederti, ci puoi ricordare dove ti possiamo ascoltare? Come no? Allora, intanto mi potete ascoltare su YouTube, o i miei video, che tra l'altro fatti da Danilo Garoda, e poi YouTube, chiaramente Marco Massa, poi ci sono i miei social, anch'io ce li ho chiaramente, Instagram, poi Facebook, poi c'ho marcomassa.com, dove tra l'altro ho un mio blog che è dove racconto le mie storie, quindi è carino, insomma, andarlo a vedere. E poi si ascolta la mia musica, si ascolta le mie canzoni, soprattutto quello che io devo dire, so fare quello, cerco di fare quello. Beh, diciamo, lo si fa nel modo migliore possibile. Grazie, caro Marco, davvero. Grazie. Io ti rinnovo l'invito, quando vuoi ovviamente torna, perché le porte del programma per te sono sempre aperte.
Tornerò perché dovrò promuovere anche tante altre cose più avanti. E sarai sempre gradito ospite. E prima di salutarci ringraziamo ovviamente Parole Dintorni che ci ha dato la possibilità di questa intervista, in particolare grazie, ringraziamo grazie. Il buon Marco Latini e io Marco Latini, grande, e io vi ricordo ancora una volta Marco Massa, a voi che siete buoni. Suoni nuovi. Bene cari amici, è tutto anche per oggi. Prima di salutarci vi ricordo che se volete partecipare al programma potete diventare follower del mio profilo Instagram il Jombagram e scrivermi dalla posta privata, sia che siate un artista, una band, un'etichetta discografica, un ufficio stampa, insomma scrivetemi dalla posta privata per ottenere tutti i dettagli sulla partecipazione. E prima di salutarci vi ricordo che Suoni Nuovi va in onda anche su Radio in Diffusione dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19 e in replica sabato e domenica dalle 12 alle 13 su www.indiffusione.com. Salutiamo gli amici e tutta la community di Radio in Diffusione e dal vostro Jomba come sempre a tutti voi un caldo saluto. Ciao! Suoni Nuovi, il suono della nuova musica. Conduce in studio Jomba.